Una convenzione tra Comune di Pescara e Ordine dei Geologi per appurare l'entità delle frane in atto sul territorio comunale dopo l'alluvione. 10 geologi coinvolti che entro pochi giorni rimetteranno una relazione al centro operativo comunale sulla tipologia dei fenomeni e sugli interventi necessari. Massima priorità verrà data alle zone in cui si trovano le abitazioni sgomberate. Intanto, a più di una settimana dall'ondata di maltempo, nella zona della Pineta del capoluogo adriatico ci sono ancora problemi con le utenze telefoniche e in diverse strade i cittadini e commercianti sono senza linea telefonica. A segnalarlo è il consigliere comunale Armando Foschi. Da Telecom fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e parlano di condizioni straordinarie dovute a 2 eventi atmosferici, la nevicata prima e l'alluvione poi. Ancora chiusa al pubblico, inoltre, la riserva naturale d'Annunziana. Anche in questo caso, spiega l'assessore alla protezione civile Berardino Fiorilli, abbiamo bisogno di un'indagine strumentale approfondita per capire perché il terreno non riesce a drenare l'enorme quantità di acqua che ancora oggi, a 8 giorni dall'alluvione, continua a ristagnare in ogni angolo del parco. Fiorilli annuncia inoltre la riapertura in anticipo rispetto alle previsioni della Golena Sud alla sosta e al transito. Quella nord invece era già stata riaperta ieri. Le due golene erano state invase dall'acqua e dal fango che avevano raggiunto il metro di altezza con l'esondazione del fiume Pescara. Dopo 9 giorni dall'inizio dell'emergenza, che ha imposto già da domenica 1 dicembre l'adozione dell'ordinanza di chiusura, afferma l'assessore, si sono concluse le operazioni di lavaggio e bonifica dell'asse, consentendo già da questa sera il ritorno alla normalità. Una boccata d'ossigeno per la città che ha pesantemente sofferto le conseguenze di quella chiusura. Resta da bonificare la fascia della banchina, compresa tra il fiume e la recinzione, separata dall'area di parcheggio. Per tale intervento l'amministrazione comunale ha inviato una nota all'autorità portuale e al demanio affinché venga individuato con certezza il titolare della superficie. I cassoni contenenti il fango rimosso dalle due golene sono stati trasportati dall'attiva all'interno di un'area di 400 metri quadrati dell'ex COFA, spazi requisiti con un'ordinanza nei giorni scorsi a disposizione dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale, che eseguirà le caratterizzazioni per individuare il tipo di rifiuto con il relativo codice CER e dettare le norme per lo smaltimento del materiale di risulta.